entriamo subito in argomento. L'argomento, quello che compare sulla copertina del libro, è qualcosa di più che un sottotitolo. Imparare a morire. Per prendersi nei due sensi del termine, dove per l'appunto si tratta di un impegno, un vero e proprio imperativo. Dobbiamo imparare a morire, evidentemente perché lo abbiamo disimparato o non lo abbiamo mai imparato, questa cosa così, così importante. Ma c'è anche un altro significato che precede, significato più propriamente filosofico, e che è quello a cui Curi dedica il suo libro, quello che riguarda la riflessione sul perché dobbiamo imparare a morire, sul perché abbiamo, come diceva Anna Benedetti poc'anzi, rimosso, disimparato, allontanato da noi questa immagine che ci appartiene, che è nostra, semmai ce n'è una, così intimamente, così profondamente, da essere tutt'uno, come dirà Curi, e qui anticipo la tesi del suo libro, da essere tutt'uno con la nostra vita, perché la nostra morte o è tutt'uno con la nostra vita, o non solo non è niente, ma neppure sappiamo che cosa sia, neppure possiamo pensarla. Allora, imparare a morire, ma anche perché, che senso ha, da dove viene questo bisogno, questa domanda. Beh, intanto ricordo che il ciclo nel quale si situa questo incontro è dedicato al disincanto, come sapete. Ebbene, se c'è un prodotto, un risultato del disincanto, prodotto, risultato certamente negativo, lasciamo stare se è negativo o positivo, è un fatto, c'è che, ammesso che lo sapessimo anticamente o prima, oggi non sappiamo più che cosa sia morire. Non sappiamo più morire. Lo sapevano gli antichi, ma forse possiamo arguirlo, possiamo pensarlo. Se è vero che i patriarchi della Bibbia morivano sazi di giorni, beh, evidentemente vivevano la loro morte come il compimento della vita e quindi come il senso stesso della vita che si chiudeva, trovava il suo sigillo, rivelava il suo punto, il suo senso. Lo sapevano i romani e anche i greci, ma i romani forse più dei greci. Ricordate la morte giusta del cittadino romano, che era non solo morte per la giustizia, ma morte giusta che doveva essere nel momento in cui il cittadino decideva che ciò fosse, che ciò dovesse avvenire. La morte di Seneca, la morte del saggio romano, che dà la morte a se stesso secondo giustizia e spesso in nome della giustizia, contro Nerone, per esempio. Beh, se non è saper morire questo. Ma lasciamo stare gli antichi, restiamo noi, ai nostri nonni, ai nostri bisnonni, lo sappiamo, morivano convocando al loro capezzale i loro figli, non era una cosa così strana. Il padre richiama il figlio e gli dice un'ultima parola, e se manca la parola, come spesso accadeva, gli consegna l'orologio d'oro del padre, segno di una trasmissione, di una eredità che è molto più che trasmissione e eredità, perché è continuità della vita nel segno che si ripete, nel senso che si ripete. Tutto ciò oggi non c'è più traccia, neanche di queste piccole cose. Ma pensiamo a quello che sono i nostri funerali. Il funerale non è propriamente la morte, è qualcosa che avviene dopo la morte. Ma questi funerali così sgangherati, così insensati, i nostri funerali, non sono forse il segno del fatto che abbiamo disimparato a morire, che non sappiamo più che cosa sia la morte, qui di morse,
chiede in un capitolo del suo libro Umberto Curi. Lasciamo stare gli applausi, no? Questa cosa nessuno ancora ha capito perché si va al funerale e si applaude, forse in una sorta di soddisfazione, che finalmente questo se n'è andato, allora, un applauso liberatorio, non lo so, ma ciascuno di noi si sarà interrogato sul perché di questo applauso. Si vuole rivendicare la virtù preclara dell'estinto, e vabbè, sarà, ma non si vede perché applaudire. Ci saranno delle altre ragioni, ma l'applauso al funerale. Ma c'è di peggio. C'è che sia nei funerali laici, sia nei funerali religiosi, è tutto un fare a gara a dire la propria, no? Non c'è chi non sente il bisogno di alzarsi e di dire io. Tanti anni fa, quando conobbi il caro estinto, io, e parla di sé. Poi questo strano scambio delle parti, appunto tra funerali religiosi e funerali laici. Funerali religiosi, nei funerali religiosi, che pure ripetono una tradizione alta, nobile, profonda, si fa gara di laicità. Un paradiso deducant de angeli, ma figuriamoci se qualcuno crede a questo. Si dice tanto per dire, noi siamo qui a commemorare il defunto, che in quanto defunto è morto, anche noi sappiamo che la morte è la morte. Ma allora che senso ha il significato religioso del funerale se non si osa prendere sul serio, magari dicendolo in italiano, quel che un volo d'angeli ti accompagni in paradiso? Che senso ha? E viceversa, nei funerali laici c'è tutto un fare a gara in religiosità. Il defunto ha doti talmente alte, talmente nobili, talmente sublimi che l'immortalità è sicuramente cosa sua. Non solo nel senso banale, sempre ti porteremo nei nostri cuori. No, proprio sempre, il sempre, l'immortalità è cosa tua. Insomma, questo per dire che cosa? Per dire quello che è appena stato detto. Non sappiamo più che cosa sia morire, ammesso che lo avessimo un tempo saputo. E dire che, come Curi ricorda, approfondendo questo tema, pure arci noto, arci trattato, il nostro orizzonte è abitato da figure della morte fortemente rivelatrici. Il nostro orizzonte sarà un orizzonte disincantato, un orizzonte che si è lasciato alle spalle il mistero, il senso del mistero, il dramma, tutte queste cose. Ma Cristo è ancora lì, Socrate è ancora lì, e Socrate, la morte di Socrate e la morte di Cristo ci interrogano ancora. Appunto, tema, se volete, scontato finché vogliamo, ma Cristo e Socrate, la morte di Cristo e la morte di Socrate, sono, come ricorda Umberto Curi, ancora cosa per noi. Ma appunto, problematicamente, perché Cristo muore in un modo e Socrate muore in un altro. E i due modi non potrebbero essere più diversi, lo sappiamo tutti, ma ricordiamolo ancora una volta. Socrate muore serenamente. Socrate muore assistendo alla propria morte, alla morte del proprio corpo, come si trattasse di un distacco da cosa che deve finire, che deve consumarsi, secondo un destino che non lo tocca, che non tocca la parte essenziale del proprio sé, e cioè la propria anima. Questa è la serenità di Socrate. Socrate sa che sia secondo l'ordine dei corpi, sì, come dice nel simposio, sia secondo l'ordine delle anime, secondo l'ordine dei corpi, un'emozione piena di verità, un gesto d'amore, eros che afferra l'eterno, ma a maggior ragione secondo l'ordine delle anime, dare la propria vita, per esempio, per la patria, per un amico, compiere un gesto profondamente buono, anche se un gesto che nessuno vede,
Che cos'è questo se non l'afferramento dell'eterno? E allora Socrate ha buon gioco di dire che sia secondo l'ordine dei corpi, sia secondo l'ordine delle anime, l'eterno può diventare per noi, e allora a quel punto i corpi cadano, si distacchino da noi, non siano più cosa nostra, ma che importa? L'eterno è afferrato, e una volta che è afferrato è per sempre, e neppure gli dei possono fare che non sia stato. E dunque non piangete, non sacrificate un gallo, compite gli ultimi gesti che dovete compiere, ma tutto ormai sta nel segno di una perfezione che ha portata di mare. La morte del Cristo è il contrario di tutto ciò. Morire in croce non è morire serenamente con distacco, né il Cristo, che sia un bel dire già una recita il Salmo, Dio mio perché mi hai abbandonato, reciterà pure il Salmo, ma l'abbandono, lo strazio, l'angoscia sono reali, realissime, e guai non pensare alla realtà. Non dimenticate che il docetismo è un'eresia, cioè credere che Cristo, sì, d'accordo, è sulla croce, un po' soffre, ma in cuor suo sa che di lì a poco sarà alla destra del Padre in secula seculorum, questa è una eresia, perché significa non prendere sul serio la croce, non prendere sul serio la tragedia della croce, e cioè il fatto che la sua morte è la morte, è lo strazio indicibile di un corpo che viene abbandonato alle potenze del nulla, della distruzione della morte. Due figure opposte, e tuttavia, come Curi nota, attenzione, sarebbe un errore limitarsi a questo aspetto dell'una e dell'altra. Perché Socrate non è il saggio che usa come un trucco da fiera questa separazione di anima e corpo. Sì, il corpo è caduco, l'anima invece appartiene all'Eterno, noi siamo anzitutto anima, e dunque sa Socrate che la morte è la morte, anche se l'anima è eterna, se il corpo deve morire. Quel deve morire, ricordatelo che Dante riprenderà in tutta la sua tragicità quando lo dovrà attribuire nella vita nuova a Beatrice. Beatrice deve morire, ed è uno sconvolgimento di tutto l'essere. Bene, anche in Socrate c'è questo, e quando non c'è, quando prevale il momento dell'anima che è già proiettata in una dimensione di eternità, ricordate il Fedone. Chi viene a ricordargli la realtà creaturale della carne? La famigerata Santippe, che è famigerata ma solo fino a un certo punto. È la donna che col bambino va al capezzale del morente e gli dice: no, tu non me la conti giusta, io resto con questo bambino. E che cosa siamo noi? Che cosa siamo noi? E Socrate non è che le manda a quel paese. Socrate vede, prova, introietta questo momento creaturale della morte, questo momento che non si lascia cancellare. E viceversa, così come Socrate si avvicina all'angoscia e vive l'angoscia della morte, viceversa il Cristo in croce si avvicina al senso della morte come transito, non solo come fine, ma come transito, come passaggio. Tu stasera sarai con me in paradiso. Allora, che cosa dice questo? Questa, come dire, simmetria asimmetrica, questo rovesciamento dell'età, che cosa ci dice Socrate, il saggio, che ha forte consapevolezza della mortalità, della morte, e Cristo, l'uomo, il Dio incarnato, che si è fatto uomo, che prova la morte usque ad fine, ma in una luce di trascendenza. Ci dicono anzitutto una cosa, ci dicono tante cose, per la verità, e non si finirebbe
di riflettere, di pensare sulla stregua delle cose dette da Curie, però. Ma anzitutto, e Curie non fa che insistere, e giustamente su questo punto, che la morte è la cosa più ambigua, ambivalente, doppia che ci sia. È davvero il luogo di tutte le contraddizioni possibili, e quantomeno di tutte le doppiezze, di tutte le ambiguità. Potremmo dire questo con una frase che sembra quasi un gioco di parole, ma la dico lo stesso. La morte è quell'esperienza che non è un'esperienza e che tuttavia è l'esperienza più importante che l'uomo possa fare. Non è un gioco di parole di un filosofo che di fronte a temi tanto impegnativi appunto gioca. È da prendere molto sul serio quello che ho detto. La morte è un'esperienza che non è un'esperienza, ma lo è. E come se non è, è un'esperienza. E infatti noi non la conosciamo come un astratto universale, come un concetto. Noi la conosciamo soltanto come quella cosa che ciascuno di noi prima o poi dovrà provare. Forse tutto il nostro sapere si riassume in questo, ma certamente questo è sapere. Sappiamo che dobbiamo morire.